Punti dintorni, ben ritrovati. L'appuntamento del weekend per vedere insieme tra venerdì sera, sabato e domenica quali sono le possibilità di itinerari di cultura, di spettacolo, partendo dall'omaggio ai Queen, aperte le prenotazioni già da questo pomeriggio per la serata odierna al Teatro di Rivanazzano Terme in occasione del trentennale della scomparsa di Freddie Mercury. Sul palco c'è una meticolosa ricostruzione stasera del Live di Wembley del 1986. Biglietti da 5 a 10 euro li trovate già sul sito teatrodirivanazzano.it, oppure andate in teatro già da un'ora prima dello spettacolo e potete acquistarli. C'è poi Il Trovatore, sempre questa sera, venerdì, e in replica domenica 28 alle 15.30. Qui passiamo al capolavoro di Verdi, in scena al Teatro Fraschini, e sul podio dell'Orchestra di Opera Lombardia debutta anche il pavese Jacopo Brusa per la regia di Roberto Catalano. I biglietti sono acquistabili online su Viva Ticket o alla biglietteria del Fraschini da lunedì a sabato dalle 16 alle 19 o un'ora prima di ogni spettacolo. Obbligatorio Green Pass, esentati solo i bambini sotto i 12 anni. Informazioni sul sito teatrofraschini.it. Musei a porte aperte a Pavia oggi, sabato e domenica. È un weekend con visite guidate al castello, ai musei, alle sue mostre, visite teatralizzate, passeggiate storiche in lingua inglese. Ci sono spettacoli, laboratori didattici, caccia al tesoro per i più piccoli, tante iniziative insomma per animare gli spazi dei musei civici, non solamente questa ma anche le prossime settimane che via via ci porteranno a Natale. Costi: ingresso a 5 euro, gratuito per i minorenni, gli over 70 e tutti gli aventi diritto. Per informazioni e prenotazioni dovete scrivere a museicivici@comune.pv.it. Andiamo invece a Voghera per parlare delle forme dell'anima, che prosegue grazie all'associazione del progetto Voghera in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune. Prosegue sabato alle 17.30 presso il Circolo di Ritrovo con l'incontro letterario con la scrittrice Francesca Diotallevi, l'autrice del romanzo Le stanze buie. Alle 21 invece la proiezione del documentario sul pugile Giovanni Parisi, Flash, la leggenda di Parisi, prodotto da Iria. Mentre vi segnaliamo già per mercoledì prossimo, mercoledì 1 dicembre alle 9, presso il Cinema Arlecchino, lo spettacolo Rigoletto per bambini a cura di Amici del Teatro e Opera Education Aslico. Nell'ambito della rassegna è infine attivo un progetto culturale per i più piccoli in collaborazione con le scuole elementari Dante Alighieri e insieme alle educatrici di Volo di Rondine. Eventi ad ingresso libero con Green Pass fine esaurimento posti. Informazioni sul sito progettovoghera.org. Arte e musica con la Borgarello svelata domenica 28 novembre. È un viaggio tra arte, musica e magia alla scoperta della Cascina La Colombina. È un percorso guidato con gli interventi poetici di Elena Savoia e Paolo Trespi e si concluderà con un'esibizione della violoncellista e cantautrice Simona Colonna all'interno del piccolo battistero scoperto proprio sotto la torre angolare della Cascina. Il tutto impreziosito dalle installazioni dell'artista Diana Dent. Percorso che è limitato a 15 persone per volta, gli ingressi delle 15 e delle 16 sono già esauriti, potete ancora prenotarvi per quelli delle 11 e delle 14. Dovete scrivere a borgarellosvelata@gmail.com, ingresso con Green Pass e mascherina. E si chiude anche questa domenica 28 novembre la 38esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco d'Alba e Nero Pregiato. Si potranno degustare ancora i prodotti tipici del territorio, ma anche acquistare tartufi. La mostra mercato in centro storico aprirà alle 9, quindi cantine aperte dalle 12 a tavola con il tartufo, e poi nel pomeriggio tante esibizioni, anche quelle dei cani appunto a caccia di tartufi. Ingressi solo con Green Pass per poter entrare in fiera. Informazioni sul sito comune.sansebastianocurone.al.it. Torna al Festival dei Diritti a Pavia, mercoledì 1 dicembre alle 16.30, un grande incontro con il giornalista e scrittore Mario Calabresi. Sarà un incontro in streaming organizzato da CSV Lombardia Sud, centro di servizio per il volontariato, intitolato Risvegli, sguardi sul mondo per credere nel futuro. Tanti eventi, 140 da qui al 12 dicembre, coinvolgono 284 realtà nelle province di Pavia, Cremona, Lodi, Mantova. Solo a Pavia e provincia 44 eventi con la partecipazione di 82 realtà. E ovviamente seguiremo il tutto anche noi di Pavia 1 TV e Lombardia Live
Live 24, e poi avremo anche approfondimenti il sabato alle 10 con Marzia Forni all'interno di Spazio Aperto, ma tutti i giorni nelle nostre news. Programmi e informazioni sul sito festivaldediritti.org e la pagina Facebook. Vigevano Milano Sculture Linea Confronto, invece l'esposizione visitabile fino al 16 gennaio nella sala della Balla del Castello. Dalle chiese di Vigevano arrivano in Castello a Milano per questa mostra sul Rinascimento milanese l'Ancona di San Giuseppe dalla chiesa della Madonna dei Sette Dolori e Compianto dalla chiesa di San Dionigi. Nello stesso spazio della mostra ci sono anche gli arazzi dei mesi di Bramantino commissionati da Gian Giacomo Trivulzio e realizzati sui telai della manifattura di Benedetto da Milano proprio a Vigevano nei primi anni del 1500. Informazioni e biglietti sul sito milanocastello.it ed obbligo il Green Pass. Ancora una bella mostra arriva dalla Certosa di Pavia, è la mostra Immagini in Canto, i corali della Certosa, che sono stati collocati nella biblioteca monastica. Sono quattro graduali miniati cinquecenteschi, di quelli insomma che sono usati per la raccolta di notazioni che i monaci trasformavano in preghiera cantata. Due sono già stati restaurati dal Ministero della Cultura, altri due hanno già un progetto di recupero. Comunque potete visitarli fino al 9 gennaio nel monastero della Certosa di Pavia, nella biblioteca, dal venerdì alla domenica, dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Anche qui ovviamente l'ingresso è con Green Pass. Ancora a Pavia, al Museo della Tecnica Elettrica di Via Ferrata, c'è la mostra dedicata allo scienziato Tesla fino al 28 febbraio, un museo che quindi vede una serie di visite guidate e teatralizzate grazie ai viaggi di Tels, pannelli illustrativi accanto a strumenti e macchine elettriche, poi tanti laboratori di smontaggio oggetti per bambini. Partecipazione con mail a prenotazionimte@unipv.it. Rimanendo a Pavia c'è la mostra fotografica Grand'Angolo, curata dal fotografo pavese Paolo Torres, in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune, visitabile al Palazzo del Broletto. L'ingresso solo con Green Pass allo spazio Arti Contemporanee fino al 6 gennaio, ingresso gratuito tutti i giorni dalle 11 alle 18. E poi l'aperitivo e la cena con delitto, sabato 27 novembre, l'aperitivo è al Museo Cosmos, per prenotazioni info@admaiora.education. La cena invece è alle 20 presso il ristorante Da Bruna a San Varese di Torre d'Isola, e in questo modo si potrà finanziare un progetto di ricerca curato dall'Università di Pavia intitolato DNA, un affare che scotta. È uno studio farmacogenico degli eventi avversi da farmaci antipsicotici e sostanze psicoattive. Info e prenotazioni al 328-7828-722. Infine piano vaccini Lombardo, ricordando che è possibile prenotare sempre sul portale di Regione Lombardia per tutte le fasce d'età dai 12 anni in su. La principale novità è legata alla terza vaccinazione per gli over 40 e le persone maggiorenni con elevata fragilità, che possono prenotare anche l'antinfluenzale, oltre che per chi ha effettuato un vaccino Johnson & Johnson monodose, purché a distanza di 5 mesi dall'ultima effettuata. Prenotazione vaccinicovid.regione.lombardia.it è il sito, potete telefonare al numero verde 800 894 545, potete rivolgervi ai postini che rilasceranno la ricevuta per presentarvi al centro erogazione vaccini, o ancora ai postamat ma muniti di tessera sanitaria. Prima dei saluti vi ricordo, per tutte le vostre segnalazioni corredate da foto, locandine o video, i nostri riferimenti: le mail info@pavia1tv.it, info@lombardialive24.it, la linea WhatsApp 389-2566-296. Allora, questi alcuni degli appuntamenti, ne trovate altri sui nostri siti appunto di Pavia 1 TV, Itinerari News e Lombardia Live 24. Grazie per essere stati con noi e buon weekend.